Esiste una categoria che unisca il gioco di squadra con il motorsport? Se si parla di karting, la risposta è una sola: le gare endurance. Ciao, sono Massimiliano e benvenuti su Vado al Max, il canale dedicato al mondo del karting amatoriale. Se siete nuovi del canale, qui troverete racing vlog, on board alle migliori piste rental del nord Italia e video pratici, proprio come questo, per cui invito ad iscrivervi al canale per supportarlo e farlo crescere. Inoltre vi ricordo che in descrizione trovate il link sia di Amazon Prime, così non solo potrete avere un mese di prova gratuito per i vostri acquisti, ma vi servirà anche per abbonarvi per un mese gratis al mio canale Viola, quando prossimamente tornerò in live, che è il link per scaricare ed installare TubeBuddy, che per chi ha un canale YouTube dà una grossa mano in termini di crescita su questa piattaforma. Se c'è una tipologia di gare che ha un fascino tutto proprio, queste sono le gare endurance, le gare di durata, nelle quali lo spirito di squadra viene esaltato di più rispetto alle abilità del singolo, dove le strategie e il tempo la fanno da padrone. E come ho sempre detto, se ho cominciato a correre in kart era per il sogno di correre la 24 ore di Jesolo, e ho iniziato a fare gare sprint per allenarmi e migliorare le mie capacità, in attesa di poter avere una possibilità per correre in questo genere di gare. Per cui in questo video andremo a fare una bella chiacchierata a 360 gradi sulle gare endurance, con consigli utili per chi vuole approcciarsi a queste gare e una mini lista della spesa nel caso vogliate fondare il vostro team. Partiamo con il dare una definizione di gare endurance, che sono tutte quelle gare che hanno una durata minima di un'ora, con squadre che sono formate da minimo due piloti che si alternano alla guida. Ovviamente le endurance non sono confinate al mondo rental, basta pensare che la 24 ore di Le Mans, valevole per il campionato europeo endurance organizzato dalla FIA, viene corsa con motori due tempi. Di gare di durata ce ne sono tantissime durante l'anno, specialmente organizzate nell'ambito dell'SWS, di cui vi ho parlato domenica scorsa, vi lascio il video nelle schede. La durata, come detto prima, varia da appunto un minimo di un'ora fino alla mitica soglia di 24 ore, però la lunghezza di gara che va per la maggiore parte dalle 2 ore fino alle 6 ore massimo, per un discorso di contenimento dei costi in modo da incentivare il numero di team iscritti. E parlando di soldi, i costi per l'iscrizione ad una gara variano dai 120 euro circa per una 2 ore fino anche a 1000 euro e più per le gare più lunghe. Si parla addirittura di 2500-3000 euro per le gare più blasonate e importanti. Veniamo poi ai primi passi da fare in questo mondo, partendo dal pre-gara, come per esempio il numero di componenti, che per le prime volte vi consiglio di sfruttare il numero massimo di piloti per squadra, così da ottimizzare la spesa e anche i turni di guida, in modo da avere il giusto riposo tra i vari turni. Un'altra cosa importante è seguire il briefing, dove vengono spiegate tutte le regole della gara, come durata dei turni di guida, bandiere, modalità dei cambi pilota e dei rifornimenti nel caso ci fossero, e tutto quello che è inerente allo svolgimento della gara, anche se molto spesso i regolamenti vengono inviati via mail quando si iscrive la squadra. E sempre in base al regolamento vanno anche definiti i turni di guida, che possono prevedere sia un numero minimo di cambi pilota che un tempo di minutaggio massimo di guida, per cui la cosa migliore da fare è quella di organizzare gli stint dei piloti appena si riceve il regolamento o comunque appena finito il briefing, in modo da far sapere a tutti i componenti della squadra quando è ora di farsi trovare pronti per scendere in pista. Una cosa fondamentale nel pre-gara è quella di far provare la posizione di guida, e visto che l'assetto non si può toccare essendo kart rental, può essere un fattore molto importante per il risultato finale, perché un pilota comodo è un pilota meno stressato, che può quindi rendere di più e stancarsi di meno, e la stanchezza è uno dei principali avversari in questo genere di gare, specialmente in quelle molto lunghe. Ed eccoci finalmente al momento della partenza, che nel 90% delle gare è quella classica in stile Le Mans, dove i kart sono schierati su un lato della pista e i piloti dall'altro. Appena il direttore di gara dà il segnale di via, i piloti corrono verso il proprio kart e la gara ha inizio. Anche qui ci sono trucchi e malizie che si possono affinare col tempo, ma una cosa che vi consiglio di fare poco prima della partenza è quella di provare la corsa e la salita stessa sul kart, in modo da memorizzare i movimenti e perdere meno tempo possibile. E credetemi che in partenza qualche posizione si può guadagnare. Ma ricordatevi che è una gara di durata, non finisce né alla partenza né al primo giro, ed è questa la differenza rispetto alle gare sprint. Nelle gare endurance non sempre vince il più veloce, ma occorre mixare la pura prestazione con una costanza di rendimento per tutta la durata della gara. Per cui non vi preoccupate se per caso in partenza non avete brillato per lo spunto, perché avrete tutto il tempo per recuperare. Una breve parentesi va alla gestione della bagagliera in pista, che non sempre è positiva ai fini della gara.
perché non è detto che il pilota che avete davanti sia il vostro avversario diretto, ma può tranquillamente essere un doppiato. Questo può farvi perdere tempo prezioso che a fine gara può costare veramente tanto in termini di risultato. Per cui il mio consiglio è quello di evitare la bagarre serrata con gli altri piloti e di gestire tutta la gara con intelligenza. Veniamo poi al momento critico di ogni gara endurance, il pit stop, dove ci si può giocare veramente buona parte del risultato. E qui si entra nel dibattito molto delicato della questione cambio kart, ma se volete approfondire vi lascio in descrizione nel primo commento qui sotto due articoli del Cinisio Team a riguardo e credetemi sono molto interessanti. Una parte fondamentale la fa il muretto dei box, che deve non solo gestire la strategia dei turni, ma anche indicare il momento migliore per entrare senza cadere in penalità. Per cui tenete sempre un occhio al muretto per vedere eventuali messaggi. E una parentesi importante la merita senza dubbio la comunicazione tra il muretto e il pilota in pista, un aspetto molto importante in questo tipo di gare. Il mio consiglio, e parlo per esperienza personale, è di unire la comunicazione audio, con le classiche grigie trasmittenti, ad una comunicazione visiva con un semplice cartello con la scritta box, in modo tale da scongiurare eventuali problemi di comunicazione audio. Chiuso l'argomento consigli e trucchi, veniamo a fare un po' di spesa nel caso vogliate fare un po' più sul serio. Ovviamente di tutti i prodotti troverete in descrizione nel primo commento qui sotto i link di Amazon, così potrete acquistarli o comunque farmi un'idea dei prezzi. Come ho detto poco fa, la comunicazione è un aspetto da non trascurare, per cui una coppa di linee trasmittenti è più che adatta allo scopo. Io personalmente mi sento di consigliare quelle della Midland, sono economiche e molto buone. Ovviamente ce ne sono di diverse marche, ma per iniziare vanno più che bene. Ma in caso di problemi con la radio, come ho detto prima, è buona cosa avere anche una banalissima lavagna, basta anche una con i gessetti o con i pennarelli, in modo che sia ben visibile dal pilota in pista. Che poi alla fin fine, se c'è qualcosa di veramente importante nell'endurance, è il tempo stesso, per cui un cronometro per tenere d'occhio la situazione in caso il sistema di cronometraggio dovesse non funzionare correttamente lo consiglio di avere. Da accompagnare magari con un tablet per seguire più comodamente il live timing via internet, che può essere molto utile per adattare la strategia alle situazioni di gara. In conclusione, il consiglio più importante per questo genere di gare è uno solo: divertirsi, perché è forse la tipologia di gara che più crea amicizia. Si fa gruppo, si passa il tempo insieme e magari si porta a casa pure un bel risultato, per cui è un'esperienza che consiglio a tutti di fare con i propri amici. E voi avete mai partecipato a una gara endurance? Qual è stata la vostra esperienza? Fatemi sapere la vostra nei commenti. Per questo video dedicato all'affascinante mondo delle gare endurance è tutto, spero di avervi fatto capire quanto questo genere di gare sia alla portata di tutti e magari avervi spinto a mettervi alla prova. Se vi è piaciuto vi invito a lasciare un bel like, ad attivare la campanella delle notifiche, ad iscrivervi per supportare il canale. Passate anche da tutti i social che troverete in descrizione e noi ci vediamo domenica prossima alle 18.30 per la prima parte del racconto dell'ultima tappa di campionato a Pomposa, sperando che si sia corsa. Bye bye!